Settimo round. Siamo alla settima ripresa. Manca ancora tanto. Ricordiamo, il match è previsto sulle 10 riprese. Attenzione qui, De Carolis ha toccato poco al fegato e lo ha sentito e ha indietreggiato. Attenzione, qui sono quei secondi. Vediamo, che devono passare per recuperare. Qua Giovanni Carolis si sveglia con De Cocco in grande difficoltà. Roberto Cocco che cerca di far passare dei secondi preziosi, ma De Carolis non ne vuole sapere. Grande pressing per il pugile romano. L'arbitro qua invita Cocco ad alzare la testa involontariamente, così lo aiuta, lo fa recuperare. Ma va bene così, ancora De Carolis. Lucido a scagliare le sue combinazioni di colpi a due mani. Cocco in grande difficoltà. È il momento cruciale forse del match. Sì. Cerca di rispondere Cocco. Forse va addirittura troppo vicino Giovanni. Deve mantenere la distanza per lavorare. Sì, perché su un bersaglio così statico rischia di farsi legare e di farlo recuperare. Si è forse fatto prendere troppo dalla foga. Contatto di Cocco, che sembra aver recuperato. Ma lì ha preso quel colpo sotto in cui ti manca il respiro. Sì. E...